Signore e signori, prende ora la parola per l'intervento conclusivo di questa cerimonia di inaugurazione il Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Gianfranco Fini. Magnifico Rettore, autorità, illustri professori e cari studenti. È con piacere autentico e non retorico che intervengo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2010-2011 dell'Università di Foggia e ringrazio il Rettore, professor Giuliano Volpe, per il gradito invito. Desidero innanzitutto esprimere il mio applauso per la scelta del tema di questa giornata, i 150 anni dell'Unità d'Italia, e lo faccio innanzitutto nella considerazione del grande significato che la ricorrenza riveste per il nostro Paese e nella piena consapevolezza del ruolo che l'Università ha sempre svolto e continua a svolgere nella formazione e nella evoluzione della cultura nazionale. Come ho più volte avuto modo di ribadire in altri incontri istituzionali, il mio auspicio è innanzitutto che il 2011 sia una occasione non soltanto di celebrazione, ma soprattutto di rilancio dell'unità nazionale. Un'occasione da cogliere con lo sguardo innanzitutto rivolto al futuro, all'avvenire di tutti. In altre parole, credo si possa dire che il 2011 sarà celebrato degnamente, come merita, innanzitutto se saremo capaci, le istituzioni tutte, di coinvolgere i cittadini in una discussione, in un ragionamento, in un'analisi su che cosa significa oggi essere italiani. Ricordare il 150° dell'Unità significa certamente ripercorrere le tappe di quel processo, ma credo che sia importante capire che cosa significa essere italiani oggi. E soprattutto capire quale avvenire abbiamo il dovere di preparare, lavorando fin d'ora, per i nostri figli. Italiani, italiani oggi. Senso di appartenenza ad una comunità nazionale, identificazione in una patria. Patria, parola che in ogni lingua europea sta a significare terra dei padri. Italiani oggi, italiani anche coloro che, come noi, si alzano in piedi quando ascoltano l'inno nazionale, onorano la bandiera, vestono la divisa, italiani che non possono dire però che l'Italia è la terra dei loro padri. Interrogarsi su cosa vuol dire essere italiani oggi significa anche porsi il problema della cittadinanza, delle modalità con cui si trasforma la nostra società, di che cosa vuol dire nel 2010 il senso di appartenenza ad una comunità nazionale. L'idea dell'Italia come nazione, una nazione unita da un vincolo solidale, proiettata verso mete comuni, mi auguro possa apparire nel corso del 2011 con maggiore chiarezza rispetto a quanto avviene solitamente oggi, specie quando constatiamo con motivato rammarico che il valore dell'unità tende talvolta a smarrirsi e in qualche caso addirittura a disperdersi nella sfiducia, in troppi egoismi non soltanto geografici, in una tendenza alla divisione. E credo che per rilanciare la nazione come progetto, per affermare in altre parole un nuovo sogno italiano, dico nuovo dopo quello che portò all'edificazione dello Stato unitario, quello che ci accingiamo a celebrare, ma dico nuovo anche dopo quello, tanti anni dopo, che fece nascere l'Italia costituzionale, l'Italia repubblicana, l'Italia dei nostri padri, permettendo anche alla generazione del dopoguerra di ricostruire il paese, di trasformarlo in una grande democrazia internazionale, per rilanciare, dicevo, un nuovo sogno italiano. Credo che occorra innanzitutto avere chiara qual è la dimensione degli odierni problemi nazionali. Penso in particolar modo alla necessità di superare il perdurante divario tra nord e sud,
alla necessità di rilanciare quella che mi piace chiamare l'etica pubblica, il senso di appartenenza per l'appunto ad un comune destino, la consapevolezza che non si può rivendicare alcun diritto se non si è pronti contemporaneamente ad adempiere a pari dovere, la necessità di rafforzare il senso della legalità, che è qualche cosa di più profondo del doveroso elogio alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla magistratura, per gli arresti che compiono e per le condanne esemplari che comminano. La legalità è un abito mentale, non è soltanto la vicinanza a chi è in prima linea nei confronti della criminalità. Penso alla necessità di combattere la disaffezione verso la politica, che è nutrita in buona parte della pubblica opinione e non sempre la responsabilità è della pubblica opinione. Penso alla necessità di colmare i ritardi gravi nella modernizzazione del sistema paese, di restituire la fiducia ai nostri figli e di riavvicinare i nostri giovani alle istituzioni e alla politica. Sono certamente alcuni dei gravi problemi di oggi, ma ben vedere queste questioni ci riportano in molti casi a nodi irrisolti della nostra storia. In questo senso, il 150enario offre certamente l'occasione per una riflessione storica sul cammino compiuto dall'Italia, una riflessione da farsi con onestà intellettuale, ricordando gli aspetti luminosi, così come cercando di capire perché ve ne furono di altrettanto, ma bui. L'importante credo che sia garantire che l'analisi non sia condizionata da pregiudizi né culturali né ideologici. E lo dico perché le sperequazioni socio-geografiche dell'Italia e i suoi odierni ritardi sono spesso presi a pretesto per mettere in discussione l'unità nazionale e per ridimensionare, se non addirittura per delegittimare, le basi storiche. In questo senso, credo che vadano inquadrati e liquidati alcuni revisionismi antirisorgimentali, non soltanto fuorvianti, ma soprattutto anacronistici. E a ciò credo che vada aggiunto un certo pessimismo, più o meno strumentale, che paventa spesso la ineluttabile, triste prospettiva del cosiddetto declino italiano, un declino inevitabile, secondo alcuni, di fronte alle sfide della globalizzazione, un declino che ripropone, a ben vedere, logori, stereotipi sulla presunta inaffidabilità del nostro popolo, come se, parafrasando Sciascia, l'Italia fosse irredimibile. Al contrario, viceversa, ritengo che mai come in questo momento sia necessario infondere nel Paese fiducia e autostima, due sentimenti che non sono in alcun modo da confondere né con la vuota retorica né con lo stupido trionfalismo. Fiducia e autostima vanno innanzitutto intese come serena considerazione delle nostre possibilità, come necessaria premessa alla definizione di traguardi che sono alla nostra portata. Abbiamo, noi italiani, un tessuto economico nonostante tutto vitale. Lo testimonia la circostanza che le imprese, pur fra tante difficoltà, sono riuscite a fare innovazione e a reggere il confronto dettato dalla internazionalizzazione, pur in un tempo di crisi e pur in presenza di tante inefficienze croniche del sistema. Possiamo contare su una società civile ricca, articolata, dove nonostante tutto rimane alta la voglia di partecipazione e dove si registra una confortante crescita del capitale sociale, e questo anche, se non soprattutto, nel meridione e nelle aree del paese economicamente meno floride. Abbiamo in qualche modo tante situazioni di eccellenza nell'economia, nella cultura, nella società, situazioni di eccellenza che possono crescere e trainare il resto della nostra società. E allora chiediamoci che cosa ci manca per essere e per sentirci una comunità coesa, una comunità dinamica, una comunità vitale, una comunità capace di costruire il suo futuro e di dare quindi ai nostri figli un futuro migliore. Io credo che manchi essenzialmente, ed è lacuna grave, la percezione sia nei cittadini, sia, ahimè, soprattutto nelle classi dirigenti, la percezione della necessità di avere ben chiara qual è la direzione di marcia comune. Manca
la volontà di dar vita ad una convergenza di sforzi. Manca, se volete, la convinzione della necessità di un comune investimento sull'avvenire. In qualche modo è questa la sfida della fiducia, la grande sfida che si pone alla nazione Italia in questo momento storico. È una sfida che possiamo vincere? Sono convinto di sì. Ma la condizione essenziale è quella di una collettiva assunzione di responsabilità da parte delle forze sociali e ovviamente, in primo luogo, da parte delle forze politiche. Quando parlo di collettiva assunzione di responsabilità, intendo riferirmi innanzitutto alla necessità di avere ben chiaro che tra i tanti problemi di cui soffre oggi il rapporto tra la politica e la società, forse il principale consiste nel fatto che, salvo rare eccezioni, c'è un eccesso di propaganda e c'è un deficit di politica. O, se volete, c'è un eccesso di tattica e c'è un deficit di strategia. Se pensiamo di poter coinvolgere in una causa comune, animando un nuovo sogno italiano, il nostro popolo, credo che da parte della politica e delle istituzioni si debba avvertire forte il dovere di mettere in evidenza ciò che unisce e soprattutto individuati i valori fondanti del nostro essere italiani, del nostro stare insieme, valori che non possono essere che valori comuni, si debba sentire il dovere di guardare innanzi, più che di affogare in quello che chiamo, con un neologismo di cui chiedo scusa ai puristi della lingua, il presentismo. L'Italia non può annegare nel presentismo, l'Italia men che meno può continuare a dividersi con l'ottica di chi, anziché illuminare la strada che ha dinanzi, utilizza esclusivamente lo specchietto retrovisore. Quante troppe polemiche riferite a quel che fu ieri o l'altro ieri, quale desolante assenza di dibattito circa le prospettive di quel che dovrà essere domani. Occorre quindi un recupero di lungimiranza, ecco, uno sforzo per indicare nuove e grandi mete collettive. E credo che da questo punto di vista l'Italia di oggi abbia bisogno di più libertà concrete e al tempo stesso di più opportunità effettive.